lasciamo perdere, scrolliamoci la delusione, la negatività, leviamola e pensiamo solo a domani, perché domani, ripeto, non è importante, è vitale. Il gallo Belotti. Il gallo. Fai alzare la cresta. Falla alzare. Palo di Belotti, ragazzi. Al 92esimo. Finisce qui la partita 95-33. Roma-Torino è storia. La ripresa la Roma nel finale col sinistro di Matic. Dybala è rientrato e ha illuminato il gioco offensivo della squadra. Non è bastato contro Torino, che ha fatto un ottimo primo tempo. È andato in vantaggio poi nel secondo. E nel finale ha saputo soffrire, ha saputo resistere. Finisce così. Questa è la situazione finale della partita, finisce così, 1-1, abbiamo pareggiato, non sappiamo manco noi come, una partita di merda, 90 minuti di nulla cosmico, non riusciamo a fare azione offensiva, non riusciamo a costruire un cazzo. Io non mi stupisco più di niente. Fabio, non mi stupisco più. Fabio, io mi sono reso conto, quello che era un mio puro e semplice pensiero, oggi ci ha avuto riscontro. Oggi ci ha avuto riscontro, perché se tu hai ripreso sta partita è merito solo del singolo, è merito solo di un giocatore, l'unico che quando scende in campo pure con la gamba di meno ci mette le palle, salta l'uomo, tira in porta, crea occasioni da rete. Non ci fosse stato Dybala oggi, tu sta partita l'avresti persa, l'avresti persa, l'avresti persa. Neanche il singolo punto avresti portato a casa. Ma de che stiamo a parlare? Ma de che stiamo a parlare pure oggi? Voglio capire una cosa, stavolta de chi sarà la colpa? De Karsdorp, dell'arbitro, dell'ambiente, del rigore sbagliato? Voglio capire una cosa, perché a Roma ora come ora stiamo a vivere una psicosi collettiva e io so contro le etichette pro Mourinho, anti Mourinho. Io non so così, io tifo Roma e se la Roma vince so contento, non tifo Mourinho, tifo Roma. Cioè io penso che Mourinho veramente dovrebbe attaccare, come si dice, la panchina al chiodo, perché si vede proprio che non ha più stimoli. Io penso che quando un allenatore è arrivato che non ne ha più, o magari lo fai, perché lo fai? Se tu non hai voglia di provare schemi, da provare tattiche, da provare che cazzo, che rubi lo stipendio, Mourinho, per me rubi lo stipendio. E niente, meno male che è finita, meno male che è finita questo scempio, queste 15 partite giocate così, da veramente di merda. Fondamentale l'ingresso di Dybala, il suo ingresso cambia completamente la partita. Peccato che sia un cacasotto, come sempre, che ha lasciato il rigore a Belotti, che il segno del destino ha voluto che mandasse sul palo, continuando ad avere un digiuno inaccettabile per un attaccante, uno dei più prolifici della storia, secondo dopo Pulisic. Però perché non c'è andato Dybala? Cioè lì c'è dove andare Dybala. C'ha avuto paura, penso lui, di batterlo, però comunque se sei convocato devi cercare, devi batterlo rigore. Ha preso un'altra traversa, cioè è mancato in un modo clamoroso Dybala. Ha fatto tutti i tiri, prende lui... In 5 minuti che tutta la squadra in 90. Dybala cambia tutto, perché Dybala è superiore a questi suoi compagni. Dybala è di un'altra categoria rispetto a questi suoi compagni e si è visto in quei 20 minuti. Entra Dybala e la Roma riesce a segnare, riesce a fare azioni. Ma quanto fa morire, quanto fa morire, regà. Cioè vedere la Roma fa proprio schifo. Cioè io non, per la prima, io non me l'aspettavo di dover pensare certe cose. Io sono felice che mo ci sta la sosta. C'ho bisogno di recuperare. Ho bisogno di svagare con la mente. Perché non può essere ogni partita un speriamo di recuperare il risultato. Speriamo di fare già sta partita. 60.000 spettatori, sold out. Tu la riprendi al 94esimo questa partita, perché se no esci con 0 punti anche contro il Torino a Roma, all'Olimpico, davanti a 60.000 spettatori. È una cosa abbastanza vergognosa. Esco da questa partita stremato, come penso
il 90% di chi l'ha vista. Sia da un lato sia dall'altro, perché oggi è stato un parto sia per noi che per i romanisti. Penso che le responsabilità se le debbano prendere tutti. Tutti, nessuno escluso. Staff tecnico, staff societario, calciatori. Perché comunque il rendimento della squadra in questo primo arco di stagione è stato mediocre. Io non penso che quando quest'estate la Roma abbia agito in una certa maniera era per costruire la solita squadra tra il quinto e il settimo posto.